Nel contesto del Grande Fratello, i flirt e le relazioni tra i concorrenti sono temi ricorrenti e molto discussi. Durante i primi giorni di questa edizione, le dinamiche tra i partecipanti hanno catturato l'attenzione, in particolare dopo il gioco dei baci cinematografici, che ha aperto la conversazione tra i residenti nella casa. Amanda ha commentato il galante approccio di Javier verso Shayla, esprimendo la propria convinzione che il percorso di conquista richiederà tempo. Javier e Shayla, una conoscenza in corso, Javier ha prontamente cercato di minimizzare la situazione, affermando di essere in una fase iniziale di conoscenza con una ragazza, specificando che non è il momento di trarre conclusioni affrettate. Ha sottolineato che le circostanze possono cambiare rapidamente. Jessica Morlacchi e il suo interesse per Giglio. Jessica Morlacchi, nonostante le affermazioni di Javier, si mostra sicura dell'importanza della sua interazione con lui, paragonando la loro situazione a quella di un'altra possibile coppia, Elena Prestes e Lorenzo Spolverato. Secondo Jessica, i due stanno vivendo una passione intensa e immediata, mentre il rapporto tra Javier e Shayla è più cauto. In un momento di confidenza con alcune coinquiline, Jessica ha rivelato un forte interesse per Giglio, Luca Giglioli, un parrucchiere di Reggio Emilia. Molti commentatori hanno espresso scetticismo, convinti che Jessica stesse esagerando o recitando un copione. È stato addirittura proposto l'hashtag cancelletto Giglio per rappresentare questa potenziale coppia, lasciando intendere che il loro legame potrebbe svilupparsi in modi inaspettati. Giglio e le sue riflessioni. Negli ultimi giorni, Giglio ha parlato con Shayla, condividendo che la sua vita è stata sostanzialmente priva di eventi drammatici, ma questo lo ha portato a sentirsi insicuro e poco interessante. Shayla ha ribadito che le esperienze perturbanti non sono un requisito per avere storie da raccontare, e Giglio ha ammesso di aver provato disagio durante la prima settimana, temendo di non avere altro da aggiungere dopo aver espresso le sue prime esperienze.